Ci siamo. Avevo promesso di commentare, l'avete seguito tutto il lungo video di Giampaolo Lubianco? Speriamo di sì, anche perché non prenderò punto per punto, ma salterò da una parte all'altra e forse userò il mio rasoio critico sui concetti o sul modo di esprimere certi concetti. Così, rileggendo a voce alta e ripetendo dentro di noi mnemonicamente la lettura che ha fatto la cosiddetta voce di mosaica di tutte le nove illuminazioni così, di questo psicologo che con questo libro, con questo escamotage in cui racconta una storia per parlare di noi, per rendere più aderente o meglio, per rendere più vera una teoria, una visione del mondo e una visione di noi stessi. Quindi questo libro, raccontato come un romanzo, fa un po' quello che facevano gli antichi. Si racconta una storia esemplare per rendere vera, per la mente umana vera, una esperienza. Quindi il fine ultimo è dire, parlare e dire qualcosa alla nostra funzione di uomini, che se non riescono a credere o a ciò che vedono o a ciò che odono, quello che passa tramite le orecchie o tramite gli occhi non ha nessun effetto sulla loro vita. Quindi forse l'unica indicazione veramente illuminante, di questo libro è che ci invita a trovare gli occhi per vedere. Ma lui nel raccontare questa storia cerca di orientare i nostri occhi in modo che noi possiamo vedere qualcosa che per lui è vero. Questo è il punto. Lui racconta una storia in modo da orientare i nostri occhi, le nostre orecchie, in modo che noi possiamo vedere e accogliere come vero ciò che è stato vero per lui. Ecco, questo è il punto. E ora vediamo se effettivamente quello che lui dice è vero. Per me no. Però io vi argomenterò per quale ragione è vero o non è vero. Prendiamo l'ultimo passaggio di questo video, quando lo bianco, senza rendersi troppo conto che proprio la verità sta nel Vangelo, è lasciato suggestionare dalla frase che dobbiamo trovare ai nostri occhi per vedere, ma in questo caso questo libro punta a farci vedere le cose che sono vere per l'autore. Cosa dice? Dice, citando anche male il testo, quando parla di quel passaggio del Vangelo di quando gli apostoli notano, ecco, vedono, notano. Ecco, vedete un racconto come può orientare i nostri occhi per vedere o non vedere. Notano che Gesù, a differenza di come parlava
a loro, e lo dice anche il Vangelo. Come mai, Signore, quando parli con noi, parli in modo diretto? Lo spieghiamo che significa diretto. E con loro parli per parabole. Parabole vuol dire esempi. Un libro romanzato è un esempio. È un libro che racconta storie, esperienze che passano tramite i sensi e le orecchie in modo che la mente, possa da queste esperienze arrivare, e l'autore spera, che quello che ascolta possa vedere e udire quello che lui ha visto e ha udito e ha percepito e ha realizzato. E ha catalogato come vero. E quella verità si è sentito che è stato guidato da quella verità. Ora, il punto sta proprio sulla verità, eh? Allora, guardate come dice lo Bianco, spiega in questa frase che io ho ripetuto, ma l'ho inserita nel contesto, ora la toglio fuori dal contesto e dice. Perché, cita proprio così, riprendete, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non odano. E può spiegare che è un linguaggio misterioso, perché viviamo in un mondo misterioso, perciò non possiamo vedere. Attento, eh. È il linguaggio, tutto è misterioso. La prima cosiddetta illuminazione ci fa entrare e ci dice che il mondo è un mistero, fatto di connessioni, e finisce ancora una volta per giustificare questa distorsione, questa traduzione distorta. Coincidenze, connessioni, sincronicità. Andiamo a guardare che cos'è la sincronicità. Perché guardino ma non vedano. Perché odano ma non odano. Cioè guardino ma non vedano. Cioè, qui c'è un comando, come dire Gesù comanda di non vedere. No, è diverso. Hanno occhi per vedere e non vedono. Hanno orecchie per udire e non odono. Ma io per farli udire e per farli ascoltare, quello che a voi vi dico direttamente, voi riuscite a vedere e ascoltare quando parlo direttamente per concetti, testa, testa, funzione umana, funzione umana. Io sono costretto con queste persone a parlare, a ricalcare la loro modalità prevalente di elaborare dati, che è quella basata sui sensi, guidati però da credenze che non gli permettono di vedere. Non permettono di vedere e di capire un linguaggio diretto. Una credenza dentro di noi è una specie di software, di un programma operativo che spesso è incompatibile con un altro linguaggio che deve trasferire un concetto o portare, installare un programma operativo diverso. Non opposto, diverso. È come dire, abbiamo programmato un computer in un certo modo e poi lo dobbiamo aggiornare. Alcuni fanno fatica ad aggiornare. Molti psicoterapeuti fanno fatica a far aggiornare il computer del paziente. Allora, guardiamo il computer di questo nostro psicoterapeuta che, insomma, ricorre a un racconto
E da questo punto di vista, dal punto di vista della comunicazione, dandoci per scemi tutti, partendo che non capiamo un linguaggio diretto, allora presenta un libro e ci presenta un linguaggio indiretto. Quindi, prima di tutto, questo nostro psicoterapeuta, presume che tutti noi, quello che lui vuol dire, quello che ci vuol dire, siamo talmente fessi che non lo capiamo, per cui è costretto a fare un racconto. E perché poi fa questo racconto? È perché io non lo capisco, o lo capisco e lo critico e metto il mio rasoio critico. Però a proposito di questo rasoio critico, se andate a guardare questo lungo video, il nostro Giampaolo a un certo punto, preso da buonismo, dice che un saggio non parla mai male dell'altro. E cita ancora Gesù, ma anzi a questo punto lo cito io Gesù. E Gesù è un saggio. Ma Gesù è seriamente spiazzante, probabilmente per Giampaolo. E guardate che cosa dice Gesù, nel Vangelo di Marco. Che non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua via la perderà. E chi avrà perduto la sua via per causa mia la troverà. Guardiamo al di là delle altre cose crude. Gesù è spiazzante quando dice le cose. È un provocatore nato. In effetti, quei disgraziati di farisei si trovavano nei guai con lui, eh? Ma prendiamo l'ultima frase. Chi avrà trovato la sua via la perderà. Perché cito? Perché anche Giampaolo fa una citazione del genere, però la spiega, che ora non mi ricordo in che termini, ma in termini errati. Perché non riferisce, perché in termini errati, al limite spiega queste cose dicendo se noi siamo connessi alla fonte, allora noi non toglieremo l'energia agli altri. Chiaro? Attento. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Chi ama il proprio padre o la madre più di me non è degno di me. Giampaolo cosa dice? Quando siamo connessi all'energia, alla fonte di energia, allora noi non togliamo, sottraiamo energie dagli altri per crescere. Ma ci sentiamo interconnessi e ci sentiamo nell'accoglienza dell'altro, nella convivenza. Oggi il termine dell'accoglienza è diventato di moda, è diventata una via. Chi avrà trovato la sua via, se la mia via è quella della condivisione con gli altri o dell'accoglienza, la perderò.
che avrà perduto la sua via. Per causa mia, cioè, per causa mia, seguendo me, la mia verità, la troverà. E troviamo la verità di Gesù. La verità di Gesù riguarda quest'organo. Ma la prima illuminazione di Celestino qual è? Che viviamo in un mondo misterioso dove possiamo trovare connessioni. Beh, cosa sta dicendo? Di fatto, questa prima, è su questa prima, è l'errore fatto su questa prima. Illuminazione, poi dobbiamo capire che cacchio è l'illuminazione. Su questa prima illuminazione, qual è l'errore che fa questo nostro psicoterapeuta? Il nostro psicoterapeuta crede a una verità, viene guidato da un programma vero, che lo guida, gli fa parlare, gli fa uscire le cose di bocca, cioè che la mia mente, quest'organo, è l'unico organo che abbiamo che elabora dati, chiacchiera, dice sciocchezze, dice le stesse sciocchezze, le stesse verità che dice Gesù e dice le stesse verità o sciocchezze che dice il nostro psicoterapeuta. Quest'organo, che per il nostro psicoterapeuta è qui e rispecchia una realtà esterna. Il mondo è qui. La res cogita, il nostro mondo pensante, chiamiamolo come ci pare, ma quest'organo qui, tramite i sensi, rispecchia la realtà esterna e fa una narrazione della realtà esterna, ma la pone come obiettum. E questa prima illuminazione del nostro psicologo, psicoterapeuta, qual è? Che il mondo obiettum è misterioso ed è pieno di connessioni. Allora, che cosa vuol dire illuminazione? Vuol dire portare luce. Ma scusate, portiamo luce a quello che qualunque ignorante di questo mondo, all'esperienza che qualunque ignorante di questo mondo può fare, cioè l'ignorante che ha come verità tutto quello che conosce e dice che tutto quello che conosce è vero, si comporta, non può meravigliarsi del mondo, perché tutto il mondo che trova è così come lo vede, è così com'è. Quando è che possiamo meravigliarci del mondo? Quando per una ragione e per un'altra aumentiamo la nostra conoscenza. Ma il meravigliarci del mondo perché stiamo aumentando la nostra conoscenza non è affatto un'illuminazione. Stiamo illuminando qualcosa di esterno. Non siamo nati imparati. Ogni bambino è continuamente illuminato, continuamente costretto a fare un'illuminazione di questo tipo e a sorprendersi del mondo. Però un dare più, allargare la nostra conoscenza. Lo facciamo tutti, andiamo a scuola, ci allarga la nostra illuminazione, quello del fatto che ci va. Allora, qual è l'illuminazione? Cioè che illumina seriamente qualcosa. E quando quest'organo qui pone come oggetto di indagine non il mondo esterno, che può essere misterioso, a volte sì, a volte no, perché uno lo conosce di più, e che sullo stesso punto possiamo fare tanti discorsi opposti ugualmente veri, ma l'oggetto di indagine è questo oggetto qui. È la nostra mente pensante e risponde alle domande. Come mai
ci succede questo? Per quale buona ragione vedo questo piuttosto che quest'altro? Come mai riesco a ottenere le cose come mai non riesco a ottenerle? Qual è la buona ragione? In effetti, nell'ultima illuminazione, il nostro psicoterapeuta ci dice la buona ragione, ma la buona ragione è uguale, parte dalla stessa verità data per vera, e da cui viene guidato, cioè dalla dualità. Io sono qui, il mondo è là, che a volte mi appare misterioso, perché non so, poi riesco a capire le connessioni, poi riesco a capire, a capire o a dire che c'è un'energia e questa energia ci attraversa tutti, noi facciamo parte di questa energia, ecco appunto, a questo punto l'energia. Ma quest'organo qui, se l'è mai chiesto Giampaolo se quest'organo qui, o il nostro psicoterapeuta, se l'è chiesto se quest'organo qui è capace di vedere correttamente qualcosa di esterno, compreso che sia energia? Beh, gli occhi per vedere. Deve partire da questa domanda. Non si può dare per scontato che esiste un'energia, che esiste una fonte energetica, dopodiché diventa la causa di tutti per spiegare tutti i nostri malanni, le nostre fesserie, le nostre sciocchezze. Per cui se sto male, perché sono sconnesso dall'energia, se no sarei bene. E guardiamo un'altra perla. Di come in effetti, non partendo dall'indagine, come dicevano i greci, prima si conosce noi stessi, cioè la res cogitans, quest'organo stesso, la nostra funzione umana, quel famoso ego, visto in partenza in modo acritico, senza argomentare, come negativo, come quello che controlla. Ma è negativo, punto. E tutti i mali vengono da quello. Qui c'è un piccolo spostamento e tutti i mali non vengono dall'ego, ma dal fatto se sono attaccato o non attaccato alla puppa di mamma, che è un'energia esterna. E lì mi devo chiedere, ma quest'organo vede o non vede quell'energia esterna? Il fatto che il nostro Giampaolo dice, facendosi forte di quello che dice questo psicoterapeuta in questo libro, che bisogna fondare una nuova cultura su questo. Il fatto è che non si può fondare una nuova cultura sull'ignoranza. Ignoranza significa che io ignoro quello che è già avvenuto, sullo stesso punto, sugli stessi temi. 2600 anni fa, nel VII-VIII secolo avanti Cristo, ci sono stati i cosiddetti naturalisti, filosofi naturalisti, i quali partivano proprio dal presupposto che la mente, quest'organo qui, rispecchiasse fedelmente qualcosa di esterno. Al limite poteva inizialmente non vederlo troppo bene, era misterioso, ma piano piano riusciva poi alla fine accogliere il nucleo di quello che c'era fuori. Ebbene, qualche 40-50 anni dopo, che Talete, Anassimandro, Anassimene, e Talete è stato colui che, sapendo osservare molto bene, divenne ricchissimo perché riuscì a prevedere che in quell'anno si poteva avere una superproduzione di olive e quindi di olio, e lui comprò tutti i frantoi che c'erano nella sua isola e divenne ricchissimo. Allora,
Sincronicità. Sincronicità. Allora, la mia mente, Anassimandro, Donè e Anassimene, naturalisti. Venne fuori un siculo chiamato Protagora, il quale disse: va bene, avete ragione. Avete fatto una piccola discussione, avete organizzato molto bene quello che è il mondo, mi avete anche convinto, però stamattina ho fatto la solita colazione, ma avevo la febbre, ho mangiato il miele come al solito e il miele era amaro. E mi sono chiesto, connessione, ma se noi tutti il nostro stato comune è essere malati, avere la febbre. Il miele com'è? Amaro o dolce? Oggettivamente, in sé per sé, indipendentemente da quest'organo che conosce, e questa è la domanda, il miele com'è? Amaro o dolce? È qui che è iniziata la filosofia introspettiva e l'indagine sulla mente, sulla res cogitans. Socrate non accetta del tutto questa cosa, ma Platone e Socrate l'accettano dicendo come una delle strutture della nostra mente, cioè che la nostra mente non può vedere la realtà e non può dire, anzi, davano ragione a Protagora, che sullo stesso argomento che riguarda il mondo esterno, esistenza o no dell'energia, la tesi dell'esistenza è vera, come è vera ugualmente la tesi della non esistenza. Quindi non possiamo fondare la nostra vita su un'energia che c'è e che vale per tutti. È un punto di vista. E come diceva Protagora, quando si guarda qualcosa di esterno, due punti di vista opposti sono ugualmente veri. Per loro inventarono la retorica e inventarono la democrazia, dando per scontato questo. Ma questi qui, vogliono fondare una nuova cultura, dando per scontato questo in modo acritico. E dimenticandosi tutta la cultura che è nata da questo discorso e dal fatto che Socrate o Platone, aumentando l'indagine, facendo un'indagine più approfondita sulla nostra mente, seguendo quello che era scritto nel Tempio di Delfi, che è stato costruito nel IX secolo di Cristo, dove c'era scritto: conosci te stesso e poi conoscerai il mondo esterno e Dio. Ma scusate, in tutto questi, in quest'ora di questo video, il nostro Giampaolo ha messo in evidenza questo? No, ha dato per scontato che la mente vede qualcosa di esterno, cioè l'energia. Conosci te stesso. E dopo che tu hai conosciuto i limiti e le potenzialità di quest'organo nel vedere fuori, ecco, cercare gli occhi per vedere. Ma se io do per scontato che questi occhi possono vedere perché io posso rispecchiare una realtà esterna e ci stiamo pigliando in giro da soli, che occhi troverò? Gli stessi che mi stanno facendo vedere il mondo misterioso. Quindi fuori di me. E ora vi faccio un esempio. Il nostro Giampaolo, dimostrando di essere un po' colto, ci cita Jung, un episodio di Jung circa la sincronicità. E dice che la sincronicità in fondo è un rapporto tra ciò che è interno e ciò che è esterno, che corrisponde. Ebbene, cita
un episodio, ancora una volta, un racconto per far sì che la nostra mente, dal racconto, che è un'esperienza, possa arrivare a cogliere il mio concetto, che esiste la sincronicità e che la mia mente, specchia la realtà e può cogliere la sincronicità esterna, le corrispondenze fra un interno e un esterno, perché questo è il concetto. Questo racconto cerca di far sì che la nostra mente umana possa prendere per vero quello che per lui è vero. La vediamo perché è vero per lui, dallo stesso racconto che fa. Allora cita il fatto che aveva una paziente, che Jung giudica troppo rigida, e questa paziente gli racconta la storia, un sogno, in cui lei sogna uno scarabeo. Qui attenzione, lo scarabeo sacro degli egiziani è lo stercolario, ed era sacro perché era una rappresentazione. Quindi un esempio per parlare di come siamo, di che cos'è la vita e di come siamo fatti. Ecco, e anche come è fatta la nostra mente. Lo stercolario è nero. Lo stercolario fa le sue uova nello sterco, poi fa una palla di questo sterco, lo rotola. Quest'uovo diventa una larva, dopo diventa lo scarabeo, che è nero, e questo scarabeo è in grado di volare. Questo racconto qui, questa osservazione della vita qui, la possiamo usare per un concetto? Per quale concetto la possiamo usare? Quello come l'avevano usata gli egiziani, il concetto della morte e della resurrezione, lo sterco, è praticamente vita morta, morte, la trasformazione finale di una vita, sia essa vegetale che animale, che diventa sterco. E dallo sterco niente si crea, niente si distrugge, può nascere una nuova vita. Morte e resurrezione. È molto più aderente trovare questo esempio, e gli egiziani avevano trovato questo esempio per comunicare e far vedere, per orientare gli occhi e i sensi dell'interlocutore a poter vedere in questa manifestazione, in questa cosa della vita, qualcosa che riguarda noi. Che noi possiamo morire e risorgere, ma che cosa deve morire e risorgere dentro di noi? Proprio un concetto, che deve morire e poi si ritrasforma di nuovo, in rappresentazioni, in dettagli, per poi morire di nuovo e ritornare di nuovo a un concetto. E c'è un grosso rapporto a questo punto. Riscopriamo, mentre conosciamo noi stessi, riusciamo a conoscere che questa legge che è dentro di noi e anche nella vita, quando vediamo un seme che è il disegno miniaturizzato di tutta la vita di quella pianta, che ha un guscio. L'acqua e la terra rompono quel guscio e la pianta e l'acqua e la terra si organizzano in base a quello che c'è in quel guscio. Quello che c'è in quel guscio è un concetto che deve morire a livello di volontà, la volontà, il guscio, perché possa rinascere, cioè la mente, la cosiddetta anima, la mente animale, il corpo possono in qualche modo trasformare uno sterco
Ritrasformarlo è ritrasformare un concetto astratto. Astratto vuol dire il minimo comune denominatore delle esperienze che sono passate ai miei sensi, deve tornare nei dettagli ad essere la pianta di prima. Allora l'esempio dello stercolario, dello scarabeo, ha un significato. E se io ero Jung, lei mi presentava il sogno dello scarabeo, come l'avrei interpretato? Conoscere o riconoscere? Alla maniera di Jung, il quale, Giampaolo dimostra di essere ignorante quanto Jung, vede uno scarabeo, un coleottero, ma è uno scarabeo colorato di verde, che sono i maggiolini, perché quelli volano e lo fa entrare. Qualunque terapeuta può usare qualunque cosa per aiutare un paziente, ma può usare qualunque cosa anche per non aiutarlo, solo se conosce bene come funziona sta macchina. Allora qualunque cosa può essere utilizzata perché l'altro possa capire se stesso e capire dov'è incastrato, per quale buona ragione non riesce a fare le cose o non riesce a fare l'altro, perché se no sono tutte vie giuste. Per cavarcela non dobbiamo sottrarre energia agli altri, dobbiamo riconnetterci con la fonte e allora tutto va in pace, questa è una via giusta. E se non abbandonate il senso di giustizia degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Bene, Jung cosa vede? Vede un maggiolino, il quale è un animale distruttore di vita. Non è affatto il simbolo, quindi non può essere preso come lo scarabeo sacro degli egiziani. Beh, direi che il sogno che questa signora ha fatto, la conoscenza che questa signora aveva dello scarabeo sacro, mi ha consentito di sognare uno scarabeo sacro in modo da far sì un sogno terapeutico, perché io faccio una rappresentazione e dalla rappresentazione la mia mente umana può arrivare a un concetto. E qual era il concetto? Cara signora, perché tu possa ottenere quello che vuoi. E sei così decisa, determinata per ottenere quello che vuoi, devi smettere di volere, devi volere, trasformare il volere in una direzione e poi essere disposta a prendere qualunque cosa la vita ti dà. Perché il nocciolo della questione sta nel fatto che noi vogliamo fare le cose, non siamo onniscienti e ci impazziamo a cercare la via giusta, un ago nel pagliaio per ottenere e per evitare. È lì che rimaniamo bloccati come Prometeo, ma Jung non sa dove la psicoterapeuta, cioè la sua paziente bloccata, ma solo cercando qualcosa per sorprenderla, che è già un buon modo per fare psicoterapia, a dirti la verità, se riesco a spostare l'attenzione da un'altra parte. Cioè, dove sta il nocciolo della questione? Noi entriamo nel mondo. Ah, poi c'è quella storia del bambino. Questo
Bambino alla Rousseau, che è buono te, ma se lo lasciamo crescere per sé, come dice Rousseau, questo bambino viene bene, bene. Oh, Gianpaolo, ma hai studiato qualcuno? Minimo, hai studiato un po', qualche saggio antico, qualche capo religioso, qualche regola che qualche capo religioso mette e per quale motivo le mette. Per esempio la regola del sabato, qual è? Per quale motivo? Mosè parte dal presupposto che l'uomo è un piccolo animale, soggetto al principio del piacere come qualunque animale. Non è buono. E se legge d'Agostino dice come i bambini non siano affatto buoni. Ma quando ci riferiamo ai bambini, e Gesù si riferisce ai bambini, non si riferisce ai bambini perché quelli sono buoni, ma ci dice che noi dobbiamo agire come i bambini quando diventiamo grandi, perché i bambini agiscono come gli animali. Di fronte all'incertezza del futuro, vanno per tentativo ed errore. E noi dovremmo tornare ad essere bambini. Io desidero, e poi, se non sono onnisciente, quindi faccio e aggiusto e mi muovo esattamente come fa un animale per tentativo ed errore, pur sapendo. Allora entreremo nel regno dei cieli. Non quando mi riconnetto a un'energia che non vedo e né che soprattutto non posso vedere. E non può essere un elemento portante per tutti, perché ciò che è esterno, ognuno di noi su ciò che è esterno può fare due discorsi opposti ugualmente veri. Quindi quella verità lì non può guidare tutti noi. Ma in fondo, tutto il discorso di Giampaolo, ci sono molte contraddizioni, perché se si segue, ci si accorge anche che poi lui è anche un relativista, è strano, è un relativista e nello stesso tempo vorrebbe creare una nuova cultura basata su qualcosa di vero. Dove? La nostra cultura occidentale, 2600 anni fa, ha già detto la sua. Ecco, Giampaolo non vede nemmeno una cosa. Quando quella donnina che gli dice: ma sei triste, perché sei triste? Perché faccio una cosa che poi non mi piace troppo fare. E allora perché la fai? Perché mi riusciva a farla. E lei dice: a me mi riesce fare uncinetto, ma non per questo lo trasformo in lavoro. Attenzione. Lo stesso racconto io lo vedo in un altro modo. La donnina mi distingue un qualcosa che mi può rendere felice, di come posso essere felice, e me lo distingue da un lavoro che mi serve per campare il mio corpo. E che la felicità non sta nello scegliere la via giusta. Vedi, ancora una volta, sta scegliendo una via giusta. La via giusta di Giampaolo era perché gli riusciva facile. Quando perdi la tua via, forse la guadagni. Perché la felicità sta da un'altra parte, sta dal fatto che io sono disposto ad accettare quello che mi tocca fare per vivere. Allora sono felice. Mi riesce bene fare uncinetto, ma non per questo io mi metto, lo trasformo in un lavoro.
Attenzione, sincronicità? No. Noi conoscere o riconoscere. Giampaolo ha messo semplicemente a fuoco quello che aveva, così come Jung, quello che aveva in memoria. E solo la memoria ci consente di vedere il mondo. Solo quest'organo ci consente di vedere il mondo. Poi dobbiamo capire come la memoria può orientare o meno la nostra attenzione e farci vedere il mondo in un modo o nell'altro. E chi guida questa memoria? Bene? Chi guida questa memoria? Guidano questa memoria la conoscenza di se stessi, l'autoconsapevolezza, non il livello di coscienza. Conoscio significa conoscere insieme queste due funzioni. Già questo è autoconsapevolezza, già questo è verità, che abbiamo due funzioni, una che elabora come gli animali le cose e l'altra che sa che l'animale elabora. Io tocco e so. Questo è conscio, è coscienza. Beh, in questo video ci sono tutti gli elementi del fuffa pensiero moderno. Vi invito a rivederlo 10 volte. Buon pomeriggio.